Io so che lo fai anche tu. Io lo so che anche tu sei uno di quelli che riempiono il codice di linee di stampa video e usano queste linee come uno strumento per cercare di capire come funziona un programma. Mi sono sbagliato? Commenta sotto nel caso. Dimmi come fai a capire come un programma funziona. Ciao, sono Andrea. In questo canale parliamo di bel codice e di informatica. E non solo programmiamo, ma facciamo anche questi video dove chiacchieremo un po' relativamente a questioni che sono importanti in ambito informatico. In particolare oggi questo video è stato ispirato da un commento di uno di voi amici. E il commento mi chiedeva: ma se ho due while uno dentro l'altro, come faccio a capire come viene eseguito il codice? Allora, per capire come viene eseguito il codice, non abbiamo tante strade. Dobbiamo per forza utilizzare un debugger. Un debugger? Sì, un debugger. Un debugger è un programma che ci consente di, dato il nostro programma eseguibile, di andare a vedere passo passo le istruzioni che vengono eseguite e vederle nel codice sorgente. Quindi io saprò ogni momento che linea il programma sta eseguendo. In particolare, e inoltre, potrò andare anche a vedere quali sono le variabili definite in quel momento, che valore hanno, e posso eventualmente anche andare a vedere la memoria come fa, che valori contiene, andare a modificare il contenuto e altre cose. I debugger sono dei software molto evoluti. Sono fondamentali per studiare un linguaggio di programmazione e per studiare la programmazione in generale, nel senso che io capisco come è fatto un problema, immagino una soluzione, provo a trovare una soluzione e a quel punto devo andare a cercare di capire come fare a tradurla in codice. Per controllare che il codice che poi creo funziona correttamente, devo verificare e per verificarlo il debugger mi serve proprio. È proprio lo strumento adatto, quindi linea linea mi fa vedere cosa sto eseguendo. Questo è fondamentale perché ci consente di smetterla di scrivere delle print in tutto il programma. Non hanno senso. Noi vogliamo andare a vedere l'esecuzione per capire se abbiamo implementato correttamente. Una stampa all'interno di un programma in realtà è uno strumento che mi dovrebbe servire, ad esempio, per andare a, come dire, stampare una condizione d'errore? Boh, sì. Stampare un evento particolare? Sì, ci può stare. Ma quando devo verificare se un codice è corretto, non devo rifarcirlo di stampa video. Cosa faccio? Poi devo toglierle? Che schifo. Siccome a noi piace fare il codice bello vuol dire anche fare il codice che funziona, ok? Allora, come facciamo per garantirci questa cosa? Usiamo un debugger andando a testare il codice. Cosa voglio fare? Voglio fare alcuni video semplici dove sono adatti per tutti, anche se non avete alcuna esperienza nell'utilizzo del debugger, anzi, a maggior ragione perché partiremo da zero. Quindi analizzeremo per un po' di linguaggi di programmazione tipo Python, C, C++, Java, JavaScript, anche Node.js. Andremo a installare un debugger, oppure utilizzare quello degli ambienti di sviluppo più utilizzati. Andremo a vedere quali sono le funzionalità che ci mette a disposizione e andremo poi a fare qualche piccolo esempio. E lo faremo nei vari linguaggi per capire che sempre quando andiamo a scegliere a imparare un nuovo linguaggio di programmazione, possiamo e abbiamo a disposizione un debugger con cui lavorare. Io mi chiedo sempre di fondo perché non si utilizzi. E so benissimo che in ambito, ad esempio, scolastico viene utilizzato poco il debugger. E non ha senso questa cosa. È uno strumento potente. Ci insegna a capire come funziona un programma. Quindi, nel prossimo programma che farai, prova ad utilizzarlo. È un grande strumento. Poi dimmi com'è andata. Commenta qua sotto. Oppure, già lo utilizzi? Puoi dirci dei momenti in cui ti ha salvato la vita? Informaticamente parlando, ovviamente. Scrivicelo qua sotto. Così tutti possiamo condividere le nostre esperienze. Questo vuole diventare i commenti di questi video, chiacchiere, vogliono diventare un po' veramente dei salotti dove parliamo un po' di tutto. Ti ricordo comunque che ho il mio canale Discord, lo trovi nei link al canale. E che dire,
Ogni commento, ogni feedback mi fa sempre un sacco piacere, anche ogni critica e un suggerimento, ovviamente. E detto questo, quindi a breve inizieremo questo piccolo escursus nel mondo delle bug. Mi farebbe piacere che ci fossi anche tu, quindi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, segna la campanellina così da restare sempre aggiornato sui video che man mano andrò a caricare. E che dire, buona serata, ciao!